200 metri ora allo stacco della macchina. Lievemente arretrata, regola d'arte all'esterno. Parte con cautela anche Rapsodia B, mentre emergono in lotta Revolving e Rosy B Power, al cui interno cerca di rinvenire il Revenge Bar, poi ancora Rumba Rivarco, che precede Rachel Go. Non trova posto Rosy B Power per l'inserimento di Revenge Bar, mentre Revolving guida. Revolving leader al termine della prima curva su Revenge Bar con all'esterno Rosy B Power. Quarta posizione alla corda per Rumba Rivarco davanti a Rachel Go e Regola d'Arte, mentre è stata incerta Rapsodia B. Rosy B Power va decisa all'attacco di Revolving davanti alle tribune. Frizione violenta in 13-8 per Revolving e Rosy B Power, che però forse si è creata lo spazio per accodarsi all'avversaria scavalcando Revenge Bar. Ancora una frazione sollecita per un quarto in 29-2. Ora cerca di rifiatare Revolving, avanza all'esterno Revenge Bar in anticipo su Regola d'Arte. Revolving leader impegnata ora da Revenge Bar lungo la corda Rosy B Power con al salchi Regola d'Arte, quindi Rumba Rivarco e Rachel Go. Quando siamo in vista del paletto dei 400 finali, c'è un mezzo miglio intermedio in 59 e mezzo. Si continua a viaggiare nell'ordine dell'1,14, anche scarso, con Revenge Bar che intensifica la pressione su Revolving, quest'ultima che replica accelerando e affronta in vantaggio la retta d'arrivo. Revolving alla corda che allunga, Revenge Bar che non riesce più a contrastarla, Revolving in ulteriore accelerazione, si sta staccando da Revenge Bar, conclude ancora in piena spinta Revolving da un capo all'altro con Francesco Pettinari davanti a Revenge Bar, Rosy B Power e Regola d'Arte, 4-1-5, l'arrivo ovviamente ufficioso della seconda di Capannelle.